risorse per lieve sostegno debbono essere ancora un riferimento certo per la nostra comunità. Bisogna di capire anche ogni giorno per costruire quello che speriamo tutti, un mondo migliore. Allora vorrei ringraziare Modena, ovviamente il suo sindaco, le sue persone, il tessuto sociale, culturale, economico che ci ha così accolto. Seconda edizione di Festivalori, il festival dedicato alla finanza etica e all'economia sostenibile. Tre giorni di eventi e quest'anno sono stati particolarmente partecipati, particolarmente ricchi di spunti e di contenuti e siamo molto contenti e questo ci rafforza nell'idea che occorre continuare a lavorare in questa direzione. Occorre indirizzare le risorse verso beni comuni e certamente non verso la produzione di armi o verso la produzione di energie che inquinano il mondo. Questo è uno dei presupposti per combattere veramente i profitti della criminalità organizzata. Libera 28 anni fa ha promosso una legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, raccogliendo oltre 1 milione di firme in tutta Italia. Per quanto riguarda i diversi procedimenti di aggressione dei patrimoni mafiosi, è importante sottolineare quanto la complessità sia comunque sinonimo di garanzia. La finanza per essere inclusiva ed essere strumento di empowerment, di sviluppo e di inclusione reale, sociale, economica e finanziaria deve includere la pluralità dei generi. È necessario un cambiamento, è necessario un cambiamento di modello, non solo di linguaggio, ma partiamo da qui. La finanza etica, sostantivo femminile, può fare la differenza. Chi investe presso Banca Etica sa bene di poter avere piena trasparenza su questi temi e di non destinare le proprie risorse a dei settori controversi. Per il gruppo Banca Etica fare educazione finanziaria significa fare educazione critica alla finanza. Capire un po' di economia e finanza ci aiuta anche a capire quali sono i contenuti delle politiche pubbliche per quello che riguarda la loro componente economica. È importante che riceviamo maggiori informazioni da poter anche confrontare da più fonti possibili, in modo tale da capire anche noi qual è il metro che vogliamo utilizzare per comprendere questo mondo che è sempre più variegato, sempre più interessante, ma soprattutto sempre più a contatto con le nostre vite. L'Unione Europea ha avviato già nel 2019 una serie di misure legislative che sono conosciute come finanza sostenibile. Le nostre richieste sono di rafforzare e accelerare questo percorso. Nelle normative europee non basta parlare di etica, devono essere realmente in grado di dare obiettivi sostenibili. Una maggiore partecipazione degli investitori, una maggiore partecipazione da parte dei cittadini che dovrebbero sentirsi più inclusi. Pratichiamo ovunque le alternative, sappiamo quali sono le alternative, perché abbiamo le proposte per realizzare il cambiamento, abbiamo capito dove abbiamo sbagliato negli anni passati, sappiamo cosa dovremmo fare. Il tema delicato è quello dei rapporti di forza. Ma se mi si chiede è possibile, dico sì, è possibile. Tutti siamo connessi, ma soprattutto le questioni ambientali, sociali, economiche sono strettamente connesse tra di loro. Il terzo settore esce dall'impatto della pandemia con una maggiore capacità di resilienza dovuta alla sua grande capacità di essere presente sui territori e di fare rete. Storie concrete di imprese modenesi che non hanno tanto il fine di essere più buone, ma di essere brave in un mondo che cambia e di arricchirlo di valori. Questa è la prima volta in cui inseriamo nel programma anche il concorso Eticanto e siamo molto felici della qualità anche delle canzoni che sono arrivate, di quello che stiamo ascoltando questa sera e di quello che ancora ascolteremo. Oggi parlavamo di cibo, abbiamo parlato di lontananza e di libertà. Di lontananza perché il mondo del commercio equo, il mondo di fair trade, lavora su filiere
agroalimentari che sono anche molto lunghe, molto lontane, su prodotti che ancora oggi chiamiamo coloniali perché vengono da posti molto lontani. Cresud è la società del gruppo Banca Etica che si occupa di microfinanza nel mondo, in particolare in Africa, nei Balcani, in Latino America e nel Pacifico. Oggi sono qua, grazie a Festivalori, per raccontare quella che è l'esperienza di Emergency. Occorre avere un'alleanza tra chi si occupa di pace, chi si occupa di economia sostenibile, economia giusta, chi si occupa di diritti. Quindi una nuova economia, un nuovo clima della storia che va reinventato, ripensato, reimmaginato, proprio in un'ottica di non più violentare il pianeta. È sempre più evidente che il panorama economico mondiale è governato da pochissimi grandi fondi che ormai hanno sostituito ogni dimensione dell'economia reale. Sul tema della transizione nell'ambito dell'automotive e specificatamente sull'elettrificazione è giusto e opportuno dire che i lavoratori, le lavoratrici e i lavoratori non sono contrari a questo processo. La mobilità quotidiana è sempre più consistente con delle conseguenze importanti sui trasporti. L'elettrificazione può rappresentare un'opportunità. Il tasso di motorizzazione in Italia va drasticamente ridotto. Quindi il pallone è, come sempre è stato, lo è anche adesso, uno strumento perfetto per indagare i mutamenti della società. La quantità di denaro che circola nel mondo della finanza è talmente elevata che nessun governo riuscirebbe mai a sopperire, mai a contrastare quello che il mondo della finanza decide di fare, cioè i luoghi nei quali decide di investire. Per quello che, se vogliamo risolvere la crisi climatica, quindi smettendo di investire in carbone, petrolio e gas, se vogliamo risolvere anche il problema della pace nel mondo, diminuendo la quantità di armi, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di incidere attraverso regole e attraverso anche moral suasion nei confronti del mondo della finanza affinché quei capitali non vengano più concessi a questi settori che sono nefasti per il genere umano nel suo complesso.